Eccoci qua. Allora, siamo Gianna e ogni tanto bisogna anche cambiare la sorella di Gianni, Catapulta Gianna, nuovo membro della famiglia Catapulta. Eccoci qua, Catapulta Gianna. Grazie, Spicchio! Scusa, avevo tolto gli alert per fare la clip. Grazie ai 12 mesi! Un Pokémon inutile per il 18esimo dopo l'anno. Spicchio, come ti chiami? Devo proprio chiamare Spicchio oppure... Andre, dove sono i famosi... Ah, esatto. Ma fai con gli short link, Andre. Stai impazzendo il bot. Vabbè. Oh, guardate. A livello grafico, devo dire, è ok. Il viaggio sul camion del Sasuke è stato faticoso. Vabbè, con qua. Lo scaffo. Grazie, Hilde! Grazie mille, 27 mesi. Bentornata, Hilde. Bentornata. Grazie mille. Catapulta Gianna. Va bene. Posso farci con Gianna? Mo adesso. Sono le 11:30 quasi. Toh. Va bene, Andre. Bluemix, grazie al Prime. Certo posso velocizzare, assolutamente sì. Però a me non piace abusare del velocizzatore. Perché sì, adesso prendo la pozione del PC. Servirà al giusto perché tanto non potremo curarci in battaglia, ma fuori la battaglia sì. A me, ragazzi, non piace abusare del velocizzatore. Perché secondo me, proprio a livello di godimento dello streaming... È brutto vedere il perma velocizzato. Io la vedo così almeno. Allora, devo andare a conoscere il mio rivale che è Brendan. Mi fa strano essere dall'altro lato stavolta. Essere già noi siamo i tuoi vicini. Beh, sì. Andiamo a vedere. Mamma mia. Il microfono non c'è. Chi c'è qua? È andato a puttane. Ehi, dopo tu chi sei? Sei Gianna? Super regalata. Sì. Sono la ragazzina per questa nuova avventura. Mi chiamo Brendan, benvenuti vici. Gianna non è neanche un Pokémon. Vuoi che te ne catturi uno io? Vabbè. Interesting. Perché io quando ero adolescente non mi entravano le ragazze in camera senza dire nulla? Grazie Loops per i 7 mesi. Bentornato Loops. Ehi, ciao, che paura fanno i Pokémon là fuori. Tantissimo, sì. Fanno molto paura. Aiuto! Titi. Va bene, arrivo. Guardate già gli alberi comunque che... È diversa la texture. Non è male a livello estetico. Trovo che sia carino. Io sono amante di Owen in generale, però sono i bei tiles questi, mi piacciono. Grazie Blacky per i 3 mesi, bentornato. Allora, sondaggione in chat. Aspettate, lo faccio... Ce l'ho il sondaggio. Gestisci sondaggio. Nuovo sondaggio. Che star... Non ho messo in pausa il gioco ed è andato da solo. Allora, un attimo, sono tornato indietro nel tempo, magicamente. Tornato indietro magicamente nel tempo. Ok, molto semplice. Ok. Allora, ecco. Ora sì che si può usare il velocizzatore, ragazzi. Ora sì che si può abusare del velocizzatore. Tic. Allora. Perché purtroppo, aspettate che devo rimettere... pause when in active window. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Ok, perché purtroppo non avevo la cosa che... Nel dubbio salviamo anche. Allora, scusate, la pozione, adesso la prendo. Che starter... Prendiamo. Ecco, vedete che mo si blocca se cambio tab. Questo devo fare. Allora. Cicorita. Totodile. Sindacquil è... Ok, sì. Un minuto, inizia il sondaggio. Vai, potete votare il menu a tendina sopra la chat. Aprite il menu a tendina, cliccate sul Pokémon che volete che prenda e cliccate anche vota. Grazie intanto Juventino Fan per il Prime. Attenzione, Cyndaquil in testa, 44%, 48% Cyndaquil.
Sin da qui l'è molto in testa, signore, attenzione! Oh, oh! Aspetta. Ecco. Attenzione, sin da qui l'avanti. Sicurita subito dopo, Toto dal... Ultimo, nessuno vuole Toto dal poverino. Sa che Sindaquil potrà vincere. Manca soltanto 15 secondi. Eh sì, direi a questo punto. Il popolo ha decretato. C'è da dire anche una cosa. Saremo un po' in difficoltà con la prima palestra, perché è la prima palestra, ovviamente, tipo roccia. E Sindaquil prende un poco Lucaz. Va bene, Sindaquil ha vinto. E Sindaquil sia. Il popolo ha deciso. Il popolo ha deciso. Adesso vediamo subito di che tipologia è Sindaquil. Speriamo non... Perché come ho detto, quando ho cambiato un po' i tipi di Pokémon... No, fuoco. Magari evolvendosi, non lo so. Cioè, a dire che a Owen ci sono pochi fuoco, sì. Vero. Vabbè. Può dire abbastanza easy. Non va la clip della sfida. È vero, non va la clip della sfida, Andre. Si è verificato un errore. Ma infatti ma è dall'inizio che non funziona. Ah, manca lo spazio del messaggio. Ecco perché non va. Perché challenge HTTPS. Ecco perché non va. Perché manca lo spazio tra il link e la parola. Scusatelo, ragazzi, è nuovo, sapete, lavora con me da soli 5 anni, deve ancora finire il tirocinio. Devo un attimo finire... Ok, tu abbia preso da tuo padre, certo è così. L'unica generazione in cui il nostro ha effettivamente il padre. Invece nelle altre gen sono tutte andate a comprare le sigarette. E adesso comunque la clip nuova, clip missing, la clip è sparita. Signore e signori, ancora all'alba delle 11:30, ancora le clip non la possediamo. Attenzione. Soprannome per Sindaquil. Gilberto. Oh, Sergio è troppo scontato. Dai, Gilberto, va bene. Vabbè, a posto. Perché non vai a cercare Brandon? Una buona idea, non trovi? No, non fare così. Voglio che facciate amicizia. No, non fare così. Voglio che facciate amicizia. Niente, amicizia non consenziente, ragazzi. Denuncia. Parte la denuncia. A parte la denuncia. Ma si è messo la... Ma ha tagliato la strada. Che cazzo. Vabbè, ti ha obbligato, sì. I love democracy, diceva, sì. Verissimo. Attenzione, ovviamente qua la cattura non la si fa. Oh, un Tailow. Non sarebbe male come primo Pokémon, il Tailow. Ah, c'è da dire anche una cosa. Il rivale possiede il Pokémon al 6, quindi dobbiamo... dobbiamo prepararci a dovere. È random anche questo? In che senso? No, non è randomizzato. No. Rando perfetto va goduto così com'è. Sì, va bene. Ok. Muro di fumo. Un attimo che ci prendiamo anche la pozione. Allora, il rivale al Pokémon al 6, le opzioni sono due. O lo sfido al 6 e rischio di perdere e di iniziare la challenge, oppure livelliamo al 7. Forse livellare al 7 potrebbe essere un'idea migliore. La butto lì. Rattata. Livello al 7. Cioè, posso anche rischiarla. Il PJ più forte che abbia mai visto. Bene. Allora, un attimo che metto anche... Aggiungi.
Tentativi facciamo. Testo. Tentativi. Questo è il secondo. Questo è il secondo. Sento che ne passeranno un po', ragazzi, così a occhio. Secondo tentativo. Il primo abbiamo perso. Non male. Win, grazie ai 13 mesi. Bentornato, Win. Fanculo, metto quest'ora qua. Ma che cazzo mi frega tutte le volte. Mette quella giusta. Tanto giocheremo solo di mattina. Nel senso, non potremo mai accedere ai Pokémon di sera. Era di riscaldamento. Era di riscaldamento, sì. C'è una ragazza nel mio letto! Oddio! Mi metterò al computer a giocare a League of Legends. Giusto, così funziona. Allora. Sì, tentativo 2, forza e coraggio. Già non abbiamo perso qua, un miracolo. Ok, Gilberto. Ma è possibile che PJ abbia... Duliele sotto mi aveva fatto due terzi di vita con un crit. Vabbè. Se solo avessi preso Totodile, lui sì che... avrebbe retto senza la minima fatica proprio. Ok. Oh no, oddio! Ci proviamo, ragazzi! Ci proviamo a killarlo. Raga, ma fa più danno di me! Tanto se morivo non è che ci perdavo più di tanto, eh. Verificare le stazze del Pokémon. Natura lesta. Vabbè, già vedo che la difesa fa schifo, quindi qualcosa mi dice che è la stat che ci è andata a diminuire. Come questa impressione. Oddio, ragazzi, no, fammi scappare subito. Livello 7, ci siamo, bene. Il crit in sta genere era sbloccato in culo? Sì. Cioè, in realtà è stato così fino alla sesta, se non sbaglio. Allora. È legale scaricare giochi Pokémon sul PC? Sì. È illegale non averli comprati. Io li ho tutti, quindi. Poi questo è un HROM, una roba fan-made. Poi legale. Oh no, aspettate che adesso vi entra la polizia in casa e devi disinstallare Smeraldo Perfetto. Allora. Ok, questo è un Pokémon che eviterei volentieri. Zigzagoon. Va bene. Arriva l'FBI. Poliwag. Questo non mi dispiacerebbe per niente, invece. La polizia dei Pokémon. Salviamo, così in caso resettiamo direttamente da qua, non ho voglia di rifare tutto dall'inizio. Ah, comunque anche le musichette sono un po' state modificate. Purtroppo anche quella del combattimento c'ha dei suoni orribili che non mi fanno piacere, ma vabbè. Papà ha tirato un Pokémon, già che ci siamo, lottiamo. Cazzo, raga. Vabbè, tanto non ha mosse acqua, Totodile. È vero, impara al massimo Ira, quelle stronzate lì. Perché piove, ora che ci ho pensato adesso che c'è la pioggia. E se esse una mossa acqua... Beh, a parte se esse una mossa acqua, l'hai perso a prescindere. Mettere un bel fulmi sguardo qua. Meno difesa, più velocità. Dio caste. In una Nuzlocke avere meno difesa non è mai buono. Ma guardate che danno mi fa, ragazzi! Fa troppo schifo Gilberto! Anche da over livellato.
Download non è più disponibile. Ci saranno altri siti. Mi fa strano che non sia disponibile. Vabbè, niente. Meno male che almeno siamo più veloci. L'unica soddisfazione. Download, send space, bla bla bla. Non sono un robot, submit. È vero, l'han tolto. Vediamo se trovo un altro sito. Pokémon Smeraldo, perfetto. Clicca qui per il download. Eccolo qua, c'è Mega, ok, perfetto. Andre, te lo passo su Discord un attimo, così puoi aggiornare il link. Da qui funziona il download. A parte che, vabbè, potete cercare Smeraldo Perfetto download su Google, però è il secondo sito anziché il primo. Gilberto, livello 8! E ancora non hai imparato un cazzo. Va bene, Gilberto, va bene. A parte che ora ci ho pensato, potevo livellarlo con le caramelle rare per fare il livello 7. Vabbè, amen. Ok. Natura di Gilberto. Meno difesa, più velocità. Fa abbastanza schifo. In Nuzlocke, ragazzi, avere poche difese equivale a morte certa. Ok, sì. Va bene. Qua mi sgancia l'immateriale. Adesso c'è mia madre che mi dà le scarpe. Grazie. Le scarpe da corsa hanno inventato la corsa. Ok. Oltretutto ci sarà la cattura. Perché adesso non catturiamo proprio un cazzo lì. Allora, siamo a buon punto. È tempo di vedere il primo Pokémon. Visto i danni, direi Pidgey. No, forse Rattata penso sia un po' meglio di Pidgey, sapete? Vediamo un po'. Cosa ci esce? Rattata. Rattata ci va bene. Rattata ci va bene. Non crittiamolo però, possibilmente. Oddio santo. Ma è femmina. Ah, purtroppo questo è uscito. Quindi è quello con fuga facile. E niente. Click. Come la chiamiamo? No, Rattatania, no, che schifo. Rattatania, oddio, non è male Rattatania, effettivamente. Mi piace Rattatania. Va bene, andata. Rattatania. Rattatania. Molto bene, Rattatania. Andiamo a livellare un attimo. Così per evitare che mi muoia contro i Pokémon selvatici. Potrebbe essere una buona idea. Così abbiamo la seconda cattura adesso. Seconda cattura qui. Perché non Poliwag? Perché non Poliwag? Mannaggia, ragazzi. Lediba. Che c'è esso? Attualmente tutti i miei Pokémon fanno schifo per la prima palestra. Fanno tutti schifo per la prima palestra. Però è felice, sì sì. Non si riesce manco a catturare, Dio santo. Ma perché? Oh, grazie. Letizia mi va bene.
Letizia. Vabbè, e ok, questi sono i nostri primi Pokémon. Ovviamente inseriamo, non l'ho detto nella clip, però non è che posso ricordarmi tutto. Inseriamo anche la regola che se dovessimo trovare un Pokémon nell'erba alta che già possediamo, skippiamo la cattura e prendiamo quello dopo. Beh, molto bene. 7 di attacco. 7 di attacco. Che schifezza, ragazzi. Che vita ratata. Fuga facile. Machop. Va bene, qualcuno che finalmente può combattere Petra. Ok. Vai Letizia, che ricordiamo l'evoluzione tramite scambio non c'è in questa Chrome. No, non c'è non c'è lo split fisico speciale, fidati. Ah, questo è il crit, interessante. Guarda, 3 di danno è anche troppo, considerando che tanco 4 a pere e peserò 2 grammi. Sentite sti suoni qua, non mi piacciono tanto, non mi piace come hanno modificato la musica, sembra più un disturbo, ma vabbè. Oddio, solo 2 Pokéball. Faccio un'altra azione, tanto anche se lo critto non lo ammazzo. Ma è shiny? Fuori con i nomi! Giancarlo, interessante. Fausto, Orazio. Devo dire che Fausto mi piace. Fausto. Tanto come al solito ne avremo 1000 di Pokémon da nominare. Ok, allora. È un inizio. È un inizio. Fammi un po' vedere. C'è anche il Pokémon Lotta, Natura Sicura. Mi sguardo a colpo basso. Livelliamoli un po'. Allora, li livello qua per un semplice motivo. Che prendono gli EV. E fanno molto comodo così, poi si potenziano. Dobbiamo stare comunque... Minchia, se mi critta mi shotta, raga. Vabbè, c'ho fuga facile, è vero. Combatto solo contro i Rattata, che sono più deboli. Ecco qua. Vai, Fausto. No, ho sbagliato, Fausto! Tic! Molto bene. Ok, Fausto mi sembra abbastanza solido come Pokémon, devo dire. Sono molto contento. Tello. Questo sarebbe stato un grande encounter. Non si scappa. Bro, Bro! Fammi scappare subito! Non scherziamo! Lo ammazzo. Mamma mia. Natura sicura. Ragazzi, non mi ricordo soltanto le nature più importanti. Sicura, se non me la ricordo, vuol dire che fa schifo. Usa le caramelle. Sì, è che usarle subito mi sembra... Ah, volevo usarle davanti al capo palestra, sinceramente. Piuttosto che usarle subito già da adesso. Volevo portare tutti al 7 così. Anche perché, come ho detto, voglio che prendano un po' di EV che mi serviranno più avanti. Oh, Letizia, ma raga, fa così schifo che non mi sento neanche di livellarla. Magari se la cava contro i Pokémon lotta, indubbiamente, però... Però, boh, non mi piace tanto l'idea. Beh, ma ammazzo qualche altro Rattata e ci siamo. Almeno a portarlo al 7. Attacco rapido, mi ricordo che livello lo impara, Rattata. Più difesa e meno attacco, che schifo. Nature... Oh, attacco rapido, infatti, ecco qua. Rattata deve V in velocità. Allora, direi che possiamo iniziare ad andare. Vediamo già il primo allenatore, che cazzo c'ha? Sei dei Pokémon sufficientemente un allenatore, pensa a te.
Non è vero. Nell'anime non era così. Andavano anche a fare la spesa i Pokémon. Sentret. Ah, ok, vabbè. Ma è shiny! Tic! Ok. L'acqua rapido salfato su, devo dire. Molto bene. Ci curremo a ogni danno subito. Abbiamo visto prima cosa succede con il crit. Sopra poi consente di danno il Lucky Egg. Ah, ok. Grande. Interessante. In effetti bisognerebbe parlarci con sta gente. Ok, interessante. Vabbè. Cioè, noi abbiamo le caramelle rare, però capisco. Solo macchia. Anche Dratini è shiny, ricordiamolo, eh. Vabbè, me lo metto. Cioè, ah, 5! Ok. Ah, io glieli do, però, tanto poi andiamo di caramelle rare. A che serve? Aumenta del 50% l'exp ottenuta. Magari mi fa comodo. Ah, qua c'abbiamo la cattura. No, l'abbiamo già fatta. Machop. Ok. Caterpie. Mi dava Squirtle l'NPC a sinistra. Vabbè. Ma dove? Nella città, spero. Perché sennò qua non posso prenderlo. Ah, ad inizio percorso. Non posso. Ormai ho Machop. Cioè, che in realtà va bene. Squirtle era meglio, indubbiamente. Mannaggia. Vabbè. Purtroppo ste cose non le so, giustamente. Dovrei parlare un po' con tutti, sapete. Sto tizio qua ti dà Squirtle. Non posso prenderlo, però. Perché ormai la cattura nel percorso già l'ho fatta. Sarebbe da vedere cosa ti danno questi, eh. Questi fanno il tutorial. L'ututorial. Regola parla il cattura in un intenimento in altri modi. No, ti faccio vedere cosa si intende. Guarda, comunque adesso lo prendo. Percorso 102, percorso 102. Non si può. Ragazzi, le regole della Nuzlocke è che... sono che ogni Pokémon deve avere un percorso di ottenimento diverso, vedete? A parte ovviamente lo starter. A parte ovviamente lo starter, che non ci puoi fare nulla. Percorso 102, percorso 102. Non si può. Non si può. Capito? Avrei potuto prenderlo se non avessi catturato Machop. Ottenuto non catturato. Ragazzi, stessa cosa. Tolto lo starter, non si può. Fine. Attenzione. Cosa vuole quel signore? Non mi piace. Non mi piace. Fampi. Sarebbe un gran Pokémon. Sono assistente proprio, sono qua per potenziare il tuo Pokédex. Ah, ok. Il pizzo. Va bene, dal Pokédex nazionale. Buono. Ci sta. Ok. Prossimo allenatore. Zigzagoon. Crittone. Utut. Meshai. Andrà molto avanti per un bel po' questo meme. Ok, Rattata al 9. Ultima allenatrice. Oddio, calma, calma. Mettiamo Letiziona qua. Guardate come se la tanca Letizia. Guardate i danni che non fa Letizia. Guerra di logoramento, vai. Vai Letizia. Crittone di Letizia. Perché tutti sti shy? Una bella domanda, ragazzi. Oddish. Azione. Assorbimento. Ma come tanca Letizia, però? Guarda come tanca Letizia! Mena Letizia, let's go! Chissà cosa impara Lady. Ma niente, scommetto. Punto esclamativo sfida per le regole, ragazzi. C'è la clip dove spiego le regole e anche il sito dove scaricare la ROM. Per chi volesse. Nevica! Ci è la neve! Allora, scopriamo cosa ci danno questi tizi, perché... magari c'è qualcuno che ci regala, no?
Sono grande con i Pokémon. Ma che cazzo me ne frega? Fanculo. Qua sopra. Oddio. Sono molto ricco io. Come faccio? Faccio con questo strumento. Ah ah! Ok, ci sono delle cose interessanti sopra il Pokémon Center. Gnam gnam, certo, certo, sono nato nella regione di Yoto. Bravo. Immigrato! Se la neve viene sotto casa vostra, vaffanculo la neve, non può piacervi, dà soltanto fastidio. Giustissimo, giustissimo. Giustissimo, ragazzi. Ciao, papà! Vuoi diventare allenatore come me, Gian? Che la notizia non vedo l'ora, sì. Vabbè, sta parte qua la skippiamo, ovviamente. Zero sbatti. Gianni, Pokémon. Sì, 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 è proprio così lì, esatto. Esatto. Ralts, Zigzagoon. Ok, molto bene. Parte la cattura, preso, ciao. Perfetto. Ok. Compriamo un po' di Pokéballs, altrimenti qua... sono un po' con le pezze al culo. Le. E... ci compriamo due antidoto, perché possono sempre servire. Questi non li possiamo usare. Repellente potrebbe servire per qualche cattura, ma tanto non li conosciamo, quindi lasciamo stare. Sei già morto una volta? Stendiamo un velo pietoso. Appena iniziato, entro contro un PG, mi critta, mi shot. Jerry Scott è tornato. Ok. Lì sono catture che ovviamente per adesso non possiamo fare. Questa è una scelta che non comprendo, ma vabbè. Non so quanti soldi ci serviranno. Secondo me zero. Però diamo comunque il moneta amuleto. Mettiamoci Fausto davanti. Combattiamo. Poi facciamo anche il catturone. E... Billy Bullo, Machop, anche lui conosce, anche lui. Machop contro Machop. Tiro un bel fulmisguardo io. Lo preparo per il nostro Ledyba. Vai Letizia! Oh, Letizia si sta risultando utile perché sono tutti sti Machop qua. E mo velocizziamo Nupok. Tanto ragazzi, chiaramente, dovesse morire Letizia, non è che mi importa più di tanto. Super suono, vabbè, ho imparato un'altra mossa. È un passo avanti, è un passo avanti. No, non posso vendere caramello, ovviamente. Lui però ha graffio, lui mi fa tanto male. Cazzo, devo swappare. Mi sciotta? Close. Ho la difesa molto bassa. Va bene, Gilbertone, ci pensi tu. Non c'è nulla. Ok. So che c'è qualcosa invisibile lì, però insomma. Con Letizia meno attacco più difesa. Vabbè, mastica. Ma abbiamo... hanno tutti le nature merdose. Quindi... prossima cattura. Prossima cattura. Otteniamo Fausto. Beh, allora, Azuril. Azuril. Si evolve al 18. Non è male. Allora, Azuril so che è tipo acqua. Cioè che è stato modificato in tipo acqua. Però non so se intende che è solo tipo acqua o tipo normale acqua. Altrimenti rischiamo di tirargli un discreto danno. Mettiamo Rattatania. Splash, tutu. Diamogli un'azione. Ok, perfetto, quel che basta. Oh, bello fascino. Ottimo, una buona mossa. Cornettino, cornettino. Oh, diavolo, diavolo, guarda, guarda, diavolo, guarda.
Ciao Fierix, sempre okay. più fiero di averti dato il mio primo. Serafimon, grazie mille, 2 mesi, bentornato. Queen, grazie Trici, non t'avevo visto, grazie mille. Spero di aver ringraziato tutti i sub. Raffaella mi piace, ci sta come nome Raffaella. E Raffaella sia. Penso di aver conosciuto in tutta vita una sola donna chiamarsi Raffaella. Oltre ovviamente a Raffaella Carrà. Faccia l'anima sua. Ah, vediamo un po' le tipologie. Lotta, fuoco, colotto e volante, normale, acqua. Ok, acqua. Ritro... grasso spesso, oddio. Beh, oddio. Oddio, nel senso. In realtà ci tanchiamo entrambi. Ok, bel moveset, ci piace. Cosa imparerebbe questo Pokémon? Bolla al 10. Ci può aiutare, in realtà. È l'unico Pokémon attualmente decente... No, anche Macho che è buono contro Petra. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, tigrotto. Va bene, Andre, bella perfetto Fieric, così. Come va? Fieric Dance. Lozer, grazie mille del resub. Bentornato. Tutto bene, tutto bene. Bisogna preparare un po' anche Raffaella qua. Solo che Raffaella si attacca al cazzo per adesso. Ok, tiriamo dritto. Makuhita! Makuhita era un bel Pokémon, devo dire. Era un signor Pokémon. Regali qualcosa tu? No, perché ormai me l'aspetto. Ovviamente l'obiettivo è quello di battere bene o male tutti gli allenatori, quindi... Ok. Minchia, 4 Pokémon c'ha sta tizia qua. None però, così non va bene. Allora. Vai Rattatania. Attacco rapido Rattatania, che critta. Molto molto forte. Cleffa. Vabbè. Abbiamo proprio tutti qua. Oh, che palle, fascino. È il team delle e-girl questo. Ripeti, ok. Vecchia azione. Fascino e porco. Madonna ragazzi. Fausto. Tra incantevole e fascino qua ragazzi. Avessimo un Pokémon con attacchi speciali. Colpo basso. Proprio sti cessi non pesa niente. Potentissima ricarica totale, sì. Ragazzi, spoiler, così anche nella versione originale di Smeraldo. Magby, oddio. Braciere. Nice. Non è pure questo, mi sono beccato. Fausto soffre, ragazzi. Minchia, sti suoni che fanno tu fanno veramente. Veramente brutti. Evolvere in Machomp? Sì, posso evolvere in Machomp. Certo che posso evolvere in Machomp. Okay. Magby scassato. Fausto denti stretti. C'era già da Machop? Dai, Gilbertone, quando cazzo impari una mossa decente? Gilberto, sei al 10. Ah sì, ce l'ha Guts, è vero. Ha Guts, però rischio di morire, quello è il problema. Oddio! Beh, ovvio. Non sappiamo che non può shottarci con un crit, però dobbiamo picchiarlo qua, possibilmente. Ok. Nice, su. Tic. Ma perché tipo Gilberto non sta imparando mosse? Che cazzo di Pokémon di merda è? Dato che in seconda gen... No, eh? Non scherziamo, no, non ci voglio credere. Ma come Trapinch? Io non posso perdere Fausto per colpa di un Trapinch. C'è a dire che ho Guts. Proviamoci, ragazzi, proviamoci.
Oddio. No, ah vabbè, questo mi fa un cazzo. Vabbè. Meno male. La pozione. Ragazzi, punto davanti alla sfida, leggete le regole prima di dire cose a caso, grazie. Meno male che Fausto Agaz. Veramente, veramente strong. Minchia, Giros mi pare un po' esagerato. Un ban per aver detto la pozione. Bene. Sono da portatile. Ah, allora ok, ci sta a bannare chi dice pozione. Confermo. Diamoci un bel fortunuovo a questo. E ok, ma proseguiamo. Effettivamente anche se fosse a portatile non vorrei leggere pozione in chat. Allora, vogliamo provare a livellare... qui Raffaele sarebbe tanta roba. Sti suoni non mi piacciono per niente. Gli alberi di botte in testa ci stanno pure. Sti suoni qua. Fa... mi dai qualcosa? No. Purtroppo no. Pokéball. Perfetto. Ah, minchia, non si torna indietro quando passi. Prendiamo la cattura prima, allora. Bro. Su, via. Cioè, allora... in early game aiuta, però... però, siamo capiti. Siamo capiti. Eh sì, rafforzati pure. Allora, se lo critto lo sciotto. In realtà non vorrei perdere Butterfree, sono sincero. Eccoli. Niente. Dobbiamo rischiarci il crit, ragazzi. Ok. Pokéball. È shiny? Let's go. Che non me li diamo, ragazzi. Che non me li diamo, Metapod. Giuliano, va bene, dai, in onore alla, vera, alla prima sacca scrotale. Giuliano. Per ricordare la primissima vittima sacrificale. Fa sempre bene. Vedete che belli sti suoni. Assolutamente non fastidioso. Animo ce l'ha duro. Ho visto in tantissimi video. Andiamo di livellarli in un po'. Un'altra. Eccolo Giuliano, il vero Giuliano, proprio lui. Purtroppo non abbiamo nessuno con mosse speciali, quindi niente, andremo. Magari non Fausto, possibilmente. Oh Gesù, ci vorranno dei secoli qua. Nemmeno più di tanto. Grande Rattatania. Raffaella ci vorrà. Mi sa che Raffaella per adesso non ho braciere. No, non ho braciere. Gilberto non impara un cazzo, ragazzi. Non so perché. A parte che piove, il che è un male. Forse Totodel era meglio perché piove in ogni cazzo di percorso, quindi questo aiuterebbe. Però ovviamente sì, Konz, sono diversi. Me li sono... ho preso appunti dei level cap. Ho preso appunti dei level cap. Vediamo un po'. Ok, sono andato perfetto. La prima palestra level cap è 16.
Ma poi diventa molto più difficile andando avanti. L'ultima palestra è 76. È inutile Gilberto. Sì, abbastanza, non impara niente. No. Bloccato con un po'. Allora, io non penso di poter usare... Dai, ma non è possibile. Di usare una cattura per poter scappare, vero? Cioè, nel senso, se uso la Pokéball e lo butto il Pokémon, posso? No, perché sennò... No, e allora niente, ammazziamoci. Ah, niente. E neanche ci ammazzi. Rip Raffaella. Rip Raffaella, ragazzi. Cosa vi devo dire? Trapinch. Assolutamente interessante e poco fastidioso. Meno male. Giustamente io ho voluto tenere davanti un Pokémon per livellarlo, ma niente. Abbiamo già il primo morto. Ma questa qua purtroppo... Un attimo che rifacciamo il cielo. Questo, il problema è che giustamente non conosco la ROM. Cioè, stiamo facendo tutto blind run e quindi... Quindi niente. Ecco qua, come al solito. Durato tanto, sì. Poteva essere utile in più avanti, peccato. Già in cielo ce l'abbiamo. Magari adesso davanti ci mettiamo qualcun altro, direi. Grazie Rese per il Prime. Grazie mille, bello, benvenuto. Grazie The Rock per il Prime, benvenuto anche a te. Vabbè, e... Un po' che è già morto, sì. C'era Trapinch con Trappo Arena, quindi sì, di fatto... Abbiamo già perso un Pokémon. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti, tanto. Qualcosa dovrà accadere, del resto. Caterpie. Intanto vorrei tanto imparare una mossa fuoco, che mi sembra una bella idea. Fare una bella mossa fuoco, la butto lì. Oh, eccola qua, la mossa fuoco. Ok, adesso devo swappare qua. Se no so cazzi miei. Approfittiamone per livellare un po' Giuliano, visto che... Posso fare switch gratis qua. Tic, tic, tic. Ok, livelliamo Giuliano. Tegli e via, anche per quello, aiuta, sì. Giuliano versus Giuliano. Quanti Giuliani che ci sono qua? Ok, ce l'abbiamo fatta. Giuliano al 9. L'ho preso l'uovo, l'ho preso. Giuliano già lo possiede. Allora, meno male che abbiamo l'antidoto. E no, la cattura qua l'abbiamo già fatta. Andiamo. Antiparalisi. Ok. ...264 di esperienza dobbiamo farci. 264. Quanto prendiamo da questo? 54. Oddio, possiamo fare in un attimo, dai. Da questo meno, però. Da questo prendiamo un po' di meno. Ok. Direi, lo livelliamo. Più che altro sapete perché faccio così? Perché vorrei usare... Vorrei mettere la regola delle caramelle rare soltanto davanti al capo palestra. Sennò poi se inizio a usarle a cazzo... Non è più la stessa cosa. Cioè, la vedo così, ragazzi. Potrei anche usare una caramella rare adesso su Giuliano, però... Cioè, dopo mi darebbe la possibilità... Il permesso di usarla ovunque. E non lo so se voglio fare così. Cioè, ok che non devo superare il capo palestra, che è il 16, però se portassi Pokémon adesso tipo al 14 sarebbe un po' troppo facile, non trovate? Quindi solo quando raggiungo la palestra trovo che abbia molto più senso. Quindi qua devo per forza livellarli, anche perché comunque prendo gli EV, quindi... Cioè, non è che sto sprecando tempo, anzi. No, ho sbagliato switch. Hai Gilbertone. Ok.
Giuliano diventa un buon Pokémon adesso, perché comunque livello 10 è l'unico Pokémon con queste statistiche. Non spassi al 16. Ho controllato. Prendi l'amo vecchio. L'amo vecchio non stava più avanti. L'amo vecchio stava Bluruvia. Ok. Confusione. Not bad, not bad. Allora, ora dobbiamo tornare indietro. E attenzione. Ok, Giuliano davanti mi va bene. Che è coleottero volante. Ma qua ci stanno altri allenatori, in effetti. Li vogliamo sfidare? Ma sì. Ma questo non è un allenatore. Questo è un allenatore. Pescato un po' con dare molto forte. Gyarados. Phoebus. Beh, interessante. Ha l'aria molto forte, devo dire, effettivamente. Cioè, tu lo guardi e dici, cazzo, sto Pokémon sembra veramente forte. Lui splasha. Ok. L'aria molto shiny. Sicuramente lui lo farà diventare un Milotic. Calare di uno che lo farà diventare un Milotic. Allora, Pokéball come siamo messi? 8, 9, ci sta. Abbiamo il primo fight adesso con... io non so che Pokémon e che livelli abbia sto tizio, eh. Quindi preparatevi, è tutto blind run. È tutto blind run, intanto questo me lo faccio che è exp gratis. Non si butta, anzi ne faccio un altro per sicurezza. Qui siamo all'11. Ok. Non dobbiamo sottovalutarli questi. Ogni tanto salvo che se succede come ieri impazzisco. No, ieri l'altro. Non c'è neanche l'ombra. Ciao, hai per caso visto un po' che è andato Shroomish da queste parti? Magari. Magari. Ti avevo teso una trappola, ma hai perso tempo a bighellonare per il bosco petalo. Vero, mi sono stufato ad aspettare. Eccomi qua. Ricercatore della Devon, dammi quegli appunti. Un Amoledan. Cosa cerchi di fare? Non vorrei mica proteggerlo. Scopriamolo. Puciena. Ok, beh, giustamente mettere davanti Giuliano non era l'idea migliore, ma va bene lo stesso. Cioè, più che altro non sapevo con cosa avrebbe iniziato. Magari non c'era Puciena. Ah, ci mettiamo Fausto qua. Easy Fausto. Allora, va bene. Ci ha fatto... Si è fatto gridolotta. Si becca colpo basso. Urca! Che bomba! Allora, Gex... Ah, Larvitar! Ok, Larvitar. Beh, buono Fausto, allora. Perfetto Fausto. Sexy Fausto. Terra in pesta, ci cambia il meteo. Easy crittone. Allora, onestamente sono d'accordo con te, ma sono combattuto. Una parte il grinding è tedioso, può risultare nervioso nel live, non ha probabilità come può essere con gli allenatori, ma ad esempio ho perso un Pokémon in un modo abbastanza triste. Dall'altra, livellare qui selvatici è il metodo giusto per fare esperienza. Allora, lo so. Infatti, secondo me l'idea migliore per bilanciare questa cosa è usare le caramelle rare soltanto alla palestra. E quindi non... prima, perché così devi comunque un po' grindare, quindi gli EV li prendi, anche perché comunque grindare aiuta, perché se non prendi EV sei svantaggiato contro i Pokémon che invece sono evsati, capito? E prima ho perso un Pokémon abbastanza triste, cosa ci devo fare? Lì, anche non volendo grindare, l'avrei perso comunque, perché era lì davanti, per sbaglio, quello c'era la Trapporena. E cosa gli vuoi dire? Certo, è proprio il fegato intromettiti a fare il Team Hydro, voglio la rivincita. Vabbè. È abbastanza merdoso, dai. Larvitar un po' il meme. Grazie, Lavintil, per il sub giftato. Grazie mille, bro. Grazie anche a Ponzo per il Prime. Benvenuto, Ponzo.
Quindi secondo me il giusto è la via di mezzo. Ok. Heracross al 9. Onestissimo come Pokémon, onestissimo. Meno male che abbiamo davanti Giuliano. Ok. Spoiler alert, Heracross ce l'avrà anche Brawly. Non mi ricordo come si chiama in italiano. Secondo campo palestra. Caterpie, Heracross Caterpie, bilanciatissimo. Giusto così. Rudy, sì, Rudy. Velen polvere. Può aiutare, può aiutare. Tutù. Siamo di nuovo al percorso 104. Ok. Viva il percorso 104, ragazzi. C'è un germoglio di qualcosa. Dai. Sganciate le bacche! Dammi delle bacche. Magari mi aiutano queste. Un'altra Pokéball. Una super pozione. E un'altra Trapinch. Molto Ravinti bene. Cirdix 100. Buongiorno patato. Grazie, Ravintil per i beats. Però non mi chiamare patato, per favore. Lo chiedo in ginocchio. Allora, pozione. Chiama Fragola patato, non me. Che ci mettiamo davanti? Un ratatatatata che impari per zana tra due livelli, mi sembra un'ottima idea. Vai, combattiamo con questo. Skitty, wow. Non devi prenderlo, no. Percorso 104. Sempre quello. Vabbè, questo mi sta abbassando tutte le stats. La cattura del 104 l'abbiamo già fatta, era Azuril. Che c'è pure morto. Era Azuril, dico, beh sì, era Azuril. Skitty è stesso gruppo UO di Wailord. Le cose importanti da sapere. Per scaricarlo sarà un buon antivirus. Sì, 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 mentre lo scarichi devi combattere con tutti i virus. Ah! Fatemelo scaricare! Ah! Ah! Più o meno va così. Zacchete. Assorbimento! Pezzo di merda. Confusione. Ok, braciere. Eh no! Porca puttana! Ci stanno le bambine qua da battere. Ma chissà che c'hanno le bambine. Beh, lo scopriamo subito. Io nel dubbio curo che non si sa mai. Ok. Noi siamo gemelle, quindi lottiamo insieme. Ma che logica è, scusate? Vabbè. Buona sapersi. Ah, ok, c'hanno i Pokémon originali, ok. Sti cazzi, un po' più forti e basta. Ci mettiamo Gilberto per il meme, ma tanto. Cioè, sono dei meme queste. Pensavo ci avessero roba un po' più. Un po' più forte, sinceramente. Va bene così. Sesso con le gemelle. Sì, 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 sì. Confermo, approvo, soprattutto. Super approvato. Battiamo anche questo. Zacchete. Siamo al 12. Wingull. In ghoul! Molto bene. Ferrugipoli. Abbiamo una poche palla. Difesa X. La postura è correttissima, ragazzi. Sono bello che dritto. Ah, purtroppo qua catture ce stanno, quindi facciamo senza.
bene, questo mi dà taglio. Interessante. Allora, ci curiamo. Andiamo un poco sopra. Cosa ci regalano? Ciao, come va? Sono in pausa ora, non devo intervistarti per forza. Ah, allora, a posto. Mio è Reuniclus. Reuniclus, un po' conveniente dalla regione di Unima. Ah, madonna. Mister Generosità. Regalo strumenti. Cosa mi regali? Gambo, grazie. Fortun pugno. Ok. Distro aroma. Che è l'unica cosa utile tra tutte queste cose qua. Parfece censi. Sì, capisco. Facciamo che depositiamo un po' di oggetti qua. Beh, depositiamo un po' di caramelle rare che... tanto non mi servono tutte tu subito. E prendiamo due stack. Moneta amuleto... vabbè. Beh, questo sicuramente... quello potevamo venderlo. Aspettate, questo lo vendiamo. Ok. Poi l'attacco di Chance, cioè... fa anche schifo come attaccante fisico. Aveva scritto qual è quell'apostrofo, davvero? Non ci ho fatto caso. Rido. Queste possono servire. Ok. Andiamo a fare un'altra catturona qua. Vediamo se mi regala qualcosa. No, perché ho visto che qua... molti sono molto generosi. No? Basta generosità? Non c'è più? No, perché se mi danno uno squirtle io prendo volentieri, nel senso. Solo che vai a capire dov'è che te li regalano, ragazzi. Vallo a capire, vabbè. Tempo della cattura. Vediamo un po' cosa ci esce. Per aprirti la scuola, vero? Bellsprout, attenzione. Vabbè, di base è buono per la palestra, eh. Non sfottiamolo tanto. Il Pokémon in sé non è proprio una cima, però. Piate la Premier Ball. Niente, Premier Ball fa sempre schifo. È una roba incredibile. Oh Gesù, ragazzi, che danno! Allora... ok. Raga, sta andando a più 6, non mi piace. Cioè, questo mi sciotta tutta la squadra tra un po'. Cioè, se mi ammazza Letizia non sono proprio triste, però... ok. Come lo chiamiamo? Rosario. Beh, ci sta. Come Rosario Muniz, mi piace. Grande Rosario Muniz. Qua ratatatatata, però lo mettiamo un attimo via. Manchi. C'è un bel colpo basso. Anche lui ci fa colpo basso. Uppala. Molto bene. Allora andiamoci a curare. Direi che Rosario, tanta roba come Pokémon, ci servirà assolutamente per la palestra. Assolutamente. Specca il Fortunuovo pure lui. Sti Fortunuovo qua. Ok. Ha cambiato gli esperti Pokémon? No, mi sa che sono quelli di terza gen. Questa è Rattata di Hoenn. No, i espressi sono questi.
Dunque. Rosario già sarà pronto per combattere gli allenatori? Ok. Rosario picchia. Rosario sa il fatto suo. Qua ci mettiamo Giuliano, che non vogliamo ovviamente rischiare la vita del nostro Rosario. Avvolgi bot, vabbè. Rattata è brutto. Ragazzi, è così lo sprite di Rattata in Pokémon Smeraldo. Sempre stato così. Livelliamo un altro poco. Vogliamo battere questi allenatori prima della palestra? Secondo me non è una gran idea. Gilberto. E poi possiamo livellare fino al 16, quindi Gilberto. Attenzione Gilberto, ma se vuole al 14. Questo è interessante. Beh, un signor Pokémon. Non comunque poco utile per il prossimo capolestra, però sempre stato così, effettivamente. Quelli di seconda gen sono un po' avvantaggiati. Evoluzione al 14. Eh sì. A quanto pare sì. Frustatona. Le. Rosario al 12. Frustatona. Avvolgi botta, così, per il meme. Facciamoci l'ultimo. Ok. Anche Giuliano sarà il 14. Potremmo iniziare ad andare nella palestra? Io non so gli allenatori che Pokémon abbiano. A parte il capo palestra, quindi... Boh, proviamo ad andare così. Abbiamo Rosario. Rosario spinge. Il tipo di Gilberto è fuoco. Adesso sono tutti come dovrebbero essere. Natura furba è neutra, sì. Allora, non mi piace che abbiamo tre Pokémon che prendono il cazzo da questa palestra, sinceramente. Nella grotta mi danno Bulbasaur. Sicuramente è meglio di Rosario, quello è poco ma sicuro. Però anche giocarla con tutti gli starter, non lo so, La scuola. Wayumi, dai l'Urapid Artiglio. Grazie. Andiamo a provare, facciamo un'entratina alla palestra. Questo c'ha 15 di velocità, un po' una chiavica. Non ho mai portato Radical Red e per adesso non lo farò. Boh, vediamo di arrivare a Rapid Artiglie. Dai, proviamo un allenatore. Dai, questo non dovrebbe essere tanto forte. Geodude, va bene. Possiamo facciamo così, evitiamo di prendere quelli regalati e buonanotte, sti cazzi. Ok. Mettiamo anche il Faustone qua. Proviamo una lotta in doppio? Allora, sarebbe stupido, dovremmo fare una lotta singola. Cioè, non avevo motivo per fare una lotta in doppio e rischiarcela così. Ma non lo faremo, ovviamente. Bisogna testare i limiti. Non so neanche che Pokémon abbiano questi. Lo scopriamo subito. Nosepass Geodude. Vabbè. In realtà ci sta. Nulla di esagerato. Allora, Geodude lo mandiamo a barretto con Frustata. E quell'altro gli facciamo un colpo basso. Le! Easy. Scusate, ma cosa è velocità? Attaccare per prime. Un altro Geodude. Colpo basso di Fausto. Attenzione che danni, perché non spasso è pesante. Frustata, colpo basso. Le.
Sono serviti due tentativi. Il primo tentativo sono morto all'inizio, appena preso il Pokémon, perché un PG mi ha crittato. Mi ha shottato. Ottimo. Colpo karate, tata! Qual è la sfida? Capisco che fare punto esclamativo sfida è troppo difficile, come c'è scritto a schermo. Meglio chiedere allo streamer tutte le volte, 45 volte al live, quale sia la sfida. Ci sta. Un'ottima idea, ragazzi. Fatelo tutti i giorni, mi raccomando. Questo gli darei una distro a Roma, quasi quasi. Così. Antiforto nuovo qua. Ora non servono un cazzo. Ok. Fieric, qual è la sfida? Fieric, qual è la cazzo di sfida? Allora, vediamo gli appunti. Petra A. Fampi al 14. Aaron al 14. Ryan al 15. Nospass al 16. Questa roba qua. Solo 4 Pokémon. Sì, Alvis, ma poi diventa... Cioè, la curva di difficoltà è molto ampia. Già alla terza palestra hanno 6 Pokémon. Solo questi due ne hanno 4. 1600 viewers e solo Fierix ha la sfida, sì. Allora, caramelle. Sonnifero. Ok, tutte al 16. Allora, l'inizio è molto facile. È un po' più... Sì, ma l'ho detto, ovviamente è più morto di Emerald Kaizo. All'inizio sembra facile, ragazzi, ma dalla terza palestra vedrete un po' la difficoltà, fidatevi. Velocizza le caramelle, sì, però devo stare anche attento. Via rafforzatore. Vai, Letizia, pure te al 16. Sì, ragazzi, se trovo lo shiny lo posso catturare. Basta che non succeda come la prima Nuzlocke. Stendiamo un velo pietoso. Per Ettore. Ok. 16. Andiamo. Ciao, sono Petra, capoluesta di Ferrugipoli. Oh, yes. Vi mostrare con i lotti? Assolutamente sì. Che è successo ad Ettore? Qualcuno non ha guardato la prima Nuzlocke qua. Allora, Fampi si becca frustata. Azione, va bene, va bene. E già partono le cure, e già partono le cure. No, purtroppo. Male. Guarda su Fieric Live o su Fieric VOD la mia prima Nuzlocke. Sta uscendo sia versione editata, cioè è uscita sia versione editata nella primissima versione su Fieric Live l'anno scorso, adesso è uscita su Fieric VOD integrale, proprio tutta la live. Fampi è andato. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Ora non mi sento più povero. Allora, Aaron, ragazzi, dovrebbe tagli un bel colpo basso ad Aaron. Voglio usare Rosario. Cosa voglio fare qua? Dopo c'è Ryan al 15. Non so quanto gli faccio con Frustata. Vediamo, perché lui ha poca difesa speciale. Ok. Lui sì, usa rafforzatore. Ah, facciamo anche così a sto punto. Devo farlo all'inizio, effettivamente. Ok. Statush. Distrutto. Scassato. Bravo Rosario. Oh yes, Rosario 17. Ovviamente se si overlivella durante la palestra, sti cazzi. Mm.
Nospas, il nostro amico Chiellini. Abbiamo un bel frustata nei denti. Ok. Anche lui si rafforza. Pozione, minchia, pozione ha 40% di vita, tirano qua. Ok, interessante. Ok. Ci riproviamo. Minchia, quante frustate mi sanno usare questi. Rosario, ragazzi, è stato un bel pick, eh. Rosario è stato veramente un bel pick. Vabbè, Ryorn, una passeggiata al Luna Park. Le. Grande. Primo capo palestra fatto, molto facile perché avevamo Rosario, perché secondo me non sarebbe stato così facile. Ok, che avevamo Machop, e Machop fa male. Fampi però era da tirar giù, Fampi, perché non avevamo nulla di forte contro di lui. Ok, medaglia Petra da Petra. Oh, oh, oh. Roccio tombo, va bene. Prima palestra, Rosario, MVP. Lasciami andare, aia! È scappato. Curiamo. Allora, ogni tanto salviamo. Adesso. E ti piace più il dolce o il salato? Andiamo per il meme, moneta, amuleto, anche questo. E siamo ad 11. Prossimo level cap è al 22. Vado a prendere io capo, tranquillo. Stia tutto tranquillo, boh. Ole, oi. Sembra un lavoro adatto per Giuliano questo. E ti piace più il dolce o il salato? Zacchete. Un po' per il dolce. Oh, ma guarda chi si rivede. Dolce. Ma guarda chi si rivede, molto bene. Ma sì, battiamo questi allenatori, qui scopriamo anche che Pokémon c'hanno. Butterfish becca iperzanna nei denti, mi sa. Grazie, Noven Ball per il Prime, benvenuto. O benvenuta, grazie mille. Le. Ok, si combatte anche questo. Fausto! Colpo bassalo! Sparito, scomparso, deletato proprio. Come piace a noi. Facciamo una bella lotta in doppio, io non c'ho paura di niente qua. Iperzanna e un bel colpo Karate Geodude. Iperzanna ha fallito. Ok, ci sta, 90 di precisione. Quindi vuol dire 50 e 50. La famosa legge di Pokémon. Iperzanna, colpo karate. Ha tankato colpo karate. Interessante sta cosa. Ok, via. Scomparsi. Contro il prossimo mettiamo davanti Rosario. Ah, sto andando veloce perché effettivamente è relativamente facile sta sessione. E poi mi ricordo mai se c'è qualcosa o no. Penso di no, infatti, non c'è niente. Cosa farò mai, no? Passeggi il mio Checco. Oh, Checco. C'abbiamo una cattura. Ah, quella lì ci dà Bulbasaur. Però come ho detto, preferisco far senza. Preferisco fare senza. Qua c'abbiamo degli attacchi deboli, no. C'è una sua confusione. Che palle sti suoni qua. Questi sono veramente brutti, lo ammetto. Vediamo un po' cosa si trova qua dentro. Ma come? Come Smeargle? Potrebbe vagamente diventare forte, ma insomma. Schizzo. Potrebbe diventare forte, come potrebbe diventare una merda. No, Bulbasaur ha detto che non lo prendo, raga. Ah, non penso di ucciderlo con frustata. Ok, grazie. Sì, localizza abisso. Quelle sono le uniche cose effettivamente forti. Spoiler, lo può fare anche Articuno. Con puro gelo. E niente. Eh no. E mettiti a dormire, Strunz. Rosario, come fallisce? Rosario! Ecco, sarà meglio.
No. Perché è così difficile catturare sto tizio? Oh, grazie. Che nome gli diamo? Rocco perché schizza? Potrebbe essere una buona idea. Semplice ed efficace, Rocco. Ok. Pokeball. Smocham. Guarda, penso ci sia andata meglio così, effettivamente. Ci è andata indubbiamente meglio. Allora, Giuliano. Oh Gesù, sti suoni, che fastidio. Ok, combattiamo con questo. Il rapitore di uccelli! Ok, easy. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Colpo carato. Parla alla vecchia Rick. Grazie, Surume, per 11 mesi, bentornato. Ragazzi, non prendo un Bulbasaur che poi devo liberare, come ho fatto con Squirtle. Cioè, vabbè, adesso ci parlo, vabbè. Ora ci parliamo. Sanguisuga, vabbè, qua, confusione, via. Shuppet. C'abbiamo qualcosa per Shuppet? Nope. Vabbè, mi tiro comunque confusione. Oh, sparisce. Oh. Ridammi l'uccello del vecchio. Vecchio, qua c'è il tuo uccello, tieni. Ecco qua, sono Gianna, sì. Ciao! Il mio uccello! Un po' triste. Non l'avevo mai catturato perché ha un catch rate bassissimo, però... sono un po' triste, devo dirlo. Ciao vecchio, sono andato molto forte, sì. Grazie al Bulbasaur, vado subito a liberarlo, grazie mille. E noi abbiamo Smirgol, ragazzi. Ora ci servono gli altri Pokémon. Olle. E ammazziamo tutti. Sì, ti ho ridato. Tieni, tieni. Adesso dobbiamo parlare con il tizio. Ah, sono molto felice, bravo, vai a dare la lettera al Rocco. Va bene, vado. Vado a dargli la lettera. Adesso, oh sì. Adesso devo fare la chiamata. Pronto? Ok, fatto la chiamata al presidente, basta. Prossimo level cap, livello 22, signore e signori, 22. Ok. Smirgol com'è? Docile. Ah, guarda che bello sto Bulbasaur. Allora, Rocco, tutto molto bello, Rocco, però... usare schizzo adesso non so cosa mi possa servire. Sono un po' mosse di merda. Lo vedo un po' fine a se stesso. Nuzlocke è un gioco più recente. Potremmo farlo più avanti, però. Oh, c'è il rivale. Siamo pronti per sconfiggere il rivale. Intanto salo per sicurezza. Ma sì, dai, facciamoci sto rivale. Quale sfide non si... ok, registrazione. Va bene. Come al poker. Sì. Vai, sfida. Ovviamente sarebbe meglio non farla, però io voglio farla. Voglio la difficoltà, voglio percepire la difficoltà. Slugma, attenzione, abbiamo delle informazioni su cosa sta tirando fuori il nostro rivale. Delle info preziosissime. Ci butto Fausto, che magari viene bruciato. No, non viene bruciato, vabbè. Vediamo se vengo bruciato. No, non vengo bruciato, vabbè. L'avrei scassato in caso. Croconav.
So che Fairly Gator dovrebbe essere tipo acqua buio in questo, in questa Acrom. Croconav invece no. Ok, non lo è. Graffio. Si becca colpo karate. Se ne beccherà un altro. Ora siamo in range di crit. E lui, anche lui era in range di crit. Però una volta abbiamo crittato noi. Grazie Danny di Gold per il sub. Benvenuto Danny. Ok. Non sei affatto male, grazie capo. Ok. Curiamoci. Ah, compriamo anche le Pokeballs. Che non ne teniamo più. Ok, via. Sì, colpo karate è un'ottima mossa dell'early game, devo dire. Molto, molto buona. Adesso possediamo tal... Effettivamente potevo andare... Vabbè, sti cazzi. Cazzo è stato, raga. Dai, ma Letizia manco questo, sa. Ma pensate. Letizia non serve proprio a niente. Azione a 50. Oddio, ragazzi. Azione aveva 50. Ah, devo guardare un attimo i moveset, perché effettivamente sono stati aggiornati. Ok, qua non è cambiato nulla. Qua nemmeno. Qua nemmeno. Azione 50. Metta punto. Ok. Va, tutto il resto ok. Vabbè. Precisione Ickes. Ok, comunque, dicevo, i moveset sono stati aggiornati alla quinta gen. Come intendo di danno e precisione, ok? Quindi per quello che alcune mosse non so quanto facciano effettivamente di danno. Uè, capo! Ok. Andiamo a Blue Ruvia. Let's go, let's go! Tutti in barca! Direzione Lampedusa! Da bambino mi piaceva un sacco sta scena, perché cazzo, guarda quanto, un percorso in mezzo al mare, tutto... Dopo lo posso attraversare con surf, che figo! Che figo! Se l'Italia fa 250, 25 danno a Dit, porca puttana! Devastante allora! Cioè, piove ovunque, ragazzi. Cioè. È vero, 25. Minchia, fortissimo. È fortissima sta mossa. Ecco perché lo usavano su Brelum con Technician. Io dico, ma se mi taglia 10, invece no. Cazzo, 10 a 20, l'hanno super buffa. Quindi vuol dire che anche Sanguisuga è più forte. Non so se l'hanno potenziata dopo, già in quinta gen. Perché sono una donna del gioco? Perché sono Gianna. Che cazzo di domande. Ogni tanto sei Gianni, ogni tanto sei Gianna. E questa la diamo subito a Rattatania. Rattatania si becca subito la sciarpa seta, che potenza le mosse tipo normale. Immagino del 10% come era in terza gen, perché non si sa mai cosa sia stato modificato o no. Amo vecchio. Ok, qua intanto diluvia. Vabbè. Now is the time for cattura. Vediamo un po' cosa esce qua. E non so, non è detto che esca. A parte che non esce obbligatoriamente Magikarp. Mi piacerebbe, comunque, sai, è un signor Pokémon Gyarados. Sarebbe easy peasy questa palestra. Ed esce un Magikarp, effettivamente. Livello 9, va bene, va bene. Beccati Giuliano. La Charmander, sì. Ma tanto, ragazzi, non li uso, quindi. Lui splasha. Non gli faccio confusione, che ho paura di shottarlo. Ci butterò Letizia. Pronto a fare azione, Letizia.
Troy, ok. Ma quanto piove? Piove tantissimo. Albanova ha puzzato. Ho tantissime catture. Però pure che con l'amo vecchio escano sempre soliti. Poi ci guardiamo. Che nome le diamo alla signorina Magikarp? Rossella. Bello, bel nome. Mi piace Rossella. È un nome di qualità, Rossella. Rossella, nome di qualità. Sì. Allora, le altre catture le faremo dopo. Un Tentacool. Beccati confusione. Tentacool ha un sacco di fila speciale. Guardate che bomba che è. Ok, qua. Decisione ambigue, ma va bene così. Marill! Si becca sonnifero, Marill. Mettiamo dentro Rosario. Frustata. Zacchete, frustata, zacchete. Super suono, chi lo impara? Oddio. Mi sa che non lo prenderò super suono. Non ha senso in una Nuzlocke prendere super suono. Onestamente. Polvo stella. Pokéball. E via con la cattura. E via con la cattura, signore e signori. Tanto prendiamo anche Flash. Non che ci serva, però. La cattura. Eccola, attenzione! Copro gli occhi. Makuhita. Oh, Makuhita. Vabbè. Non ci si lamenta. Livello 15 oltretutto, già, va bene. Livello 15. Allora. Ma sono gli stessi del game normale. Sì, vabbè, non hanno cambiato tantissime cose, quello sì. Ma io non penso di shottarlo con confusione. È che Viral Throw mi fa un sacco di danni. Io non randomizzo proprio un cazzo. Ok. Super suono si può? No. Super suono si può? Yes. Raga, si è shottato. Ma quanto danno si è fatto? Minchia. Bisogna stare attenti, questo si ammazza. Paralizzato. E dai, Makuhita, la nostra Umbertona è tornata. E niente. Oh, bravo, self-hittati così almeno. Mo' però basta, si è fatto 1000 turni di confusione, direi che è ora di fare basta. Ok. E Umbertona sia. Ci sta Umbertona? Non penso. Sì. Anche questo è un onore alla prima Nuzlocke, Umbertona. Grazie Lordly Operation per i 3 mesi. Grazie mille, caro. Ok. Andiamo da Rock. The Rock. Ok. Oppure che arrivasse una mossa un po' unexpected. Ok. Nidoran. Interessante. Di qua. E poi di qua. Zubat. Sono livelli alti sti tizi qua. Tocca fare così, porca puttana. Ah, aspetta, ma sono un cretino. Ma ci metto davanti Rattatania, che c'ha fuga facile. Rattatania. Easy. C'è una Pokéball, no? No. Qua sopra sì.
Vita stante. Vabbè, ci pulisco il culo, grazie. Così, così, ed eccoci qua. Geodude. Guardate che livelli alti sono i Pokémon selvatici, di già. Ci sta, almeno c'è un po' di sfida qua. Ok. Scambio di lettera all'acciaio, grazie, molto gentile. Andiamo via da qui. Allora, noi abbiamo altre catture, tipo qua, al 106. Vogliamo farla già qui con l'amo? Cosa ci esce? Ci esce Tentacool. A meno che non siano stati fatti dei cambiamenti. Possiamo provarci. Che dice, ci proviamo? Ma sì, dai. Vediamo un po' cosa esce. È quello Rock, è proprio lui. Se è Magikarp, ovviamente non posso catturarlo. Cosa? Cioè, c'è un problema qua, però. Non so quanto abbia senso, però, questa cosa. Non ha molto senso, ragazzi. Come livello 43, ragazzi? Ma ci muore Giuliano qua. Non possiamo far morire Giuliano. Cioè, dobbiamo sacrificare Letizia, assolutamente. Allora, tanto no. A parte, ragazzi, a parte che uno, non posso usarlo per il level cap. E due, non riesco a catturarlo, cioè. Per una volta sono contentissimo di aver rattata femmina. Però c'è un problema. Giuliano ci serve. Assolutamente. Se scambio a Rattatani adesso, mi arriva a Bollaraggio, è morto. Se fuggo e non mi fa fuggire, perché non mi farà fuggire, mi sciotta Giuliano. Quindi c'è solo una cosa da fare. Entro con Letizia, Letizia muore, entro con Rattatani e scappo. È l'unica cosa che posso fare. Se per qualche motivo non dovesse attaccarmi, provo a catturare. Oppure provo a scappare. Cioè, il fatto... Qua... Oddio, no, però questo Pokémon già potremmo utilizzarlo alla quarta palestra, ora che ci penso. Quindi in realtà non sarebbe male catturarlo, però non accadrà mai, cioè... Siamo sinceri con noi stessi. Sta cosa qua è stata un po' una sorpresa, un fulmine a ciel sereno. È pur sempre uno stario. Ottimo. Ottimo. Abbiamo il nostro Pokémon pronto per la quarta barra quinta palestra. streamer luck, ragazzi. Sì. Chiameremo Patrick in quanto una stella. Ha ha ha. Oltretutto, piccolo aneddoto, il ragazzo che mi ha fatto conoscere questa ROM si chiama Patrick. Un mio vecchio compagno di scuola. Quindi azzeccato. Azzeccato. Ok. Va bene, abbiamo un Pokémon che non possiamo usare. Natura birbona, che schifo. La birbona è la Nauti, mi ricordo perché l'ho usata su Metagross, quindi meno difesa speciale più attacco. La merda, una delle peggiori potesse uscire, vabbè. Ha la polvostella, sì. Beh, ragazzi. Direi che prendiamo un Bertona per adesso. Un Bertona cosa c'ha? Tanto c'ha Gazza anche lui. Cioè, in realtà, allora, Letizia in realtà è ottima per questa palestra, perché con le otto volante è proprio un quarto di danno dalle mosse fisiche, però impara qualcosa, cioè ha un minimo di utilità. A livello 18 si evolve, quindi si evolve adesso. Voglio vedere che cosa impara, perché magari può diventare utile, almeno per questa palestra, poi lo si butta, sia chiaro. Ledian.
Mamma, le stats sono inguardabili, ragazzi. È solo difesa speciale, un po' di velocità. Il resto non c'ha niente. Niente. Non impara una... Oddio, il moveset, ragazzi. No, non è possibile. Non è possibile, ragazzi. È uno dei Pokémon peggiori che abbia mai visto. Cometa pugno, poi impara scremoluce, riflesso, salvaguardia, staffetta, comete, agilità. No, ragazzi, non si può usare sto Pokémon. Non si può usare. Non si può usare, mi dispiace. È proprio fisicamente impossibile utilizzarlo. Mi dispiace. Letizia, io non so cosa dire. Sei un mostro inguardabile. Posso... Allora, posso prenderlo per usarlo come vittima sacrificale. Non esiste ronzo in sta gen. Posso usarlo come vittima sacrificale. Quello sì. Quindi per adesso lo teniamo solo come vittima sacrificale, però usi per riflesso. Sì, ma lo impara dopo. Nemmeno per sta palestra lo impara. Proprio pezza al culo siamo messi qua. Ma intanto arriviamo al capo palestra, poi usiamo le caramelle. Meditate. Morto. Makuhita. Zacchete. Non è mai che abbiamo Giuliano con confusione, ragazzi. E la svolta. Oddio. Una lotta in doppio. Meditite featuring Machop. Va bene. Qua forse sarebbe meglio swappare in Letizia. No. Serve solo a intare Letizia. Direi che facciamo così. Ottimo sonnifero. Meditate dorme. Abbiamo colpo karate lì. Colpo basso va benissimo. Altro colpo karate. Zacchete è ancora vivo. È purtroppo ancora vivo, ragazzo. Ok, sono andato. Rifacciamo confusione lì e colpo karate dall'altro lato. Così meditate muore. Le, preciso. Ah, c'han 6 Pokémon questi. Sì, ma c'han 3 Meditite e 3 Machop. Ma che cazzo, raga. Ma porco. Vai, Rosario. Cosa ti devo dire? Io spero che Meditite non abbia confusione. Fammi vedere. Oh, Jesus. Meditite. Livello 16. Nintendo Switch. Con lo scafo. Ce l'ha confusione, sì, che ce l'ha. Abbiamo 2 Pokémon tipo veleno davanti. No, sono uno tipo veleno. Però usa pazienza lui. Vai, tiriamo un bel sonnifero. E frustata Machop. Ma quanti Machop ci sono, ragazzi? Ho solo dei Machop qua. Facciamo così. Buono. Così. Crit di confusione e one turn wake up. Perfetto. Dico bene, ragazzi. Appena addormentato, si sveglia, crit. Con i suoi 40 d'attacco speciale mi ha distrutto. Abbiamo perso Rosario. E già si inizia a bestemmiare. E già si inizia a bestemmiare. Già capito, mettiamoci Letizia che è meglio. Ragazzi, vi devo dire. Eccone lì un altro. Mamma mia, raga. Tiriamo il supersuono, sonnifero, tutti. Beh, abbiamo fallito supersuono, vabbè. Ok. Che fatica, ragazzi. Niente, abbiamo perso Rosario. Piangete in chat. Piangete per la morte del nostro eroe della prima palestra. Addio, Rosario. Addio, Rosario. Piangete. Rosario è andato in cielo, ragazzi. Rosario è andato in cielo. Il solito rito
che lo porta ad essere uno spirito. Avete visto? Rosario ha perso la sua essenza, è trasparente adesso, Rosario. Lo so. Bisogna piangere qua, e piangere lacrime virili. Ah! Prendiamo lui, poi ovviamente dopo mettiamo Rossella. Il fatto che Rossella adesso non serve finché non si andate al capo palestra. Dopo ovviamente lo utilizzeremo, Rossella, sia chiaro. E niente, è triste, molto 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 triste. Dobbiamo sconfiggere altri allenatori, mi sa. E erano passati di là, quindi dobbiamo andare di qua. Makuhita, beh, qua facile. No, non è di qua la strada, ma è di qua. Questo è pieno di allenatori, sta palestra, comunque. Quello non lo voglio sconfiggere. Anzi, dai, li sconfiggiamo tutti. Fanculo. Creepy l'avarizia. Sonnifero. Confusione. Ovviamente ha fatto un altro wake up di nuovo. Confusione. Ok. Level cap 22. Level cap 22. Allora. Ovviamente prendiamo Rossella. Ratatatania. Ratatania, ragazzi, è un po' un rischio prendere. C'è da dire comunque che è un Pokémon che outspeeda quasi tutti, che è molto forte, quindi potrebbe essere ottimo come finisher, però metterlo in campo vuol dire aver perso un Pokémon, e aver perso un Pokémon vuol dire male, quindi piuttosto direi che Ratatania la mettiamo via e ci mettiamo la sciarpassetta Letizia, lo so. Suona divertente, però così si fa, purtroppo. L'unica cosa, Rossella fa schifo attualmente. Cioè, Gyarados non impara proprio un cazzo. C'ha morso ed è completamente inutile per sta palestra. Ok, tutti al 22. Ok, Rossella, let's go. Luke Gara, grazie ai 9 mesi, caro, bentornato. Level cap 22 e si vola. Taratataratata. No, è ottimo come Pokémon, solo con le mosse. Ecco. La mossa più inutile in assoluto contro tipi lotta. Però sì, cioè è forte il Pokémon, non c'è niente da fare. Ho un movimento sismico buono. Andiamo via questo che non useremo mai. Il mio gioco Pokémon preferito, Smeraldo. Preveggenza, no grazie, non mi serve. Giuliano al 22. C'è bisogno dell'emulatore? Sì. Ok, Letizia. 22 danni, movimento sismico, vabbè. Si potenzia con l'andare avanti. Mettiamola così. Grande Letizia! 20, 21 e 22. Molto bene. Gilberto, 22 pure te. Attacco rapido, buono. Cioè, dire che azione è più forte di attacco rapido, sta cosa qua è molto particolare. Però attacco rapido è priority, quindi... Che strano, sai, nella mia testa l'idea che azione è più forte di attacco rapido fa molto strano. Vabbè, via. Comunque. No, non ci sono evoluzioni random. Non so chi te l'abbia raccontata sta cosa. Fake out, va bene. Qui sono danni gratis. Lotta in doppio tanta roba, lotta in singolo sono solo danni un po' gratis e basta. Allora, turbine può servire paradossalmente. Sembra una cagata, ma può servire turbine. Perché se va il Pokémon che inizia a buffarsi, voi lo lanciate via con turbine. Vabbè, comunque.
Questo è il team. Rossella. Rossella. Però è vero, azione adesso a 50, non 35. Quindi. Dai, abbiamo una mossa utile su Rossella. Abbiamo una mossa utile su Rossella. Roccia tomba non serve. All'acciaio non impara nessuno. Ok. Bene, ragazzi. C'ha distro a Roma. Distro Roma lo darei a Giuliano, sinceramente. Ok. Cos'altro c'è? Qua c'è la sciarpa seta, no? Sciarpa seta... Oddio Cristo. La diamo a Rossella, piuttosto. Così diventa un 55 di danno, azione. Non ho altri oggetti interessanti, ma c'ho rapide artigli. Direi Umbertona, che è la più lenta di tutti. Ah, vediamo cosa c'è qua sopra. Cosa mi regaleranno questa volta? Vena Cule, ok. È regalato. È regalato. Quindi non ci lamentiamo. Allora, appunti. Machop al 20, Meditate al 20, Makuhita al 22 ed Heracross al 20. Ok. Allora, vi sembreranno effettivamente facili. Direte, Fieric, ma... Squadra Palessi ci ha dato un Pokémon in più. Ok, Heracross un Pokémon forte. Intanto vi do uno spoiler per quello che sarà il terzo Capo Palestra, ovvero Walter. Ampharos al 32, Electabuzz al 32, Electrode al 32, Lantern al 32, Magneton al 32, Manectric al 34. Perché è andata a puttane. Notate un certo scalino di difficoltà tra la seconda e la terza palestra? Con Ampharos, Electabuzz, Electrode, Lantern, Magneton e Manectric? Quarta palestra, Arcanine, Houndoom, Ninetales, Macargo, Torkoal, Charizard. Quindi, come ho detto, la curva di difficoltà, mentre in Emerald Kaizo è altissima fin dall'inizio, in questo gioco è così. Zoom! Quindi, siamo capiti. Andiamo. Esatto, Marco J. Però il primo tentativo un meme, cioè... Non ti sei perso nulla. Ho perso da un crit di un PG selvatico inizio game. Quindi è molto tosta, ragazzi. Hai idea di iniziare così. Con Giuliano davanti e il suo confusione. Bello, insettocchi. Vabbè, con insettocchi, ragazzi, Sonnifero è permahit, praticamente. Intimidate, aiuto insetto. Mosse con le otte infatti difficoltà. Non le impara. Madonna santa Letizia. Va bene. Giuliano, è tempo di andare. Sono Rudy, il capolesto di Blue Ruvia. Ho l'interruzione. Ho l'irruenza. L'interruttore. Ho l'irruenza delle onde maestose. Nella zona mi sono fatto le ossa nella grotta buia. Bravissimo, bro. Machop. Questa è l'ultima palestra facile. Allora. Direi, approfittiamo di Giuliano insettocchi con Sonnifero. E glieli addormentiamo praticamente tutti. Dovrebbe avere tipo 97% di precisione con insettocchi. Confusione. 50%, esatto. Oh, iniziano tutti i Pokémon ad avere bacca arancia? Vabbè, ci sta. Grazie, 7BLM per il Prime, benvenuto. Ok, lui è andato. Meditite, stiamo attenti all'Heracross, ragazzi, quello sarà un vero problema. Individua. Super, mi sa da 1 a 5.
Non so, poi nelle ultime gen i turni di sleep sono massimo 3, qua erano ancora 5. Ma penso anche in platino. Ok, sonnifero entra, let's go. Very good. Confusione. Potrebbero avere mosse roccia, potrebbero avere mosse roccia. Allora, c'è da dire una cosa. Giuliano, dopo questa palestra, non lo useremo più. Cioè, sia chiaro. Non lo porto davanti né al capo palestra con tutti i Pokémon elettro, né quello fuoco con fuoco. Quindi se Giuliano muore, ha fatto il suo. Però... mi faccio subarmi da Xbox. Ma che ne so io? Subare da Xbox? Non ne ho la minima idea, bro, mi dispiace. Allora, sono due hit questi. Vediamo un po'. Sì. Si è svegliato, ci sta, ci sta. E si protegge. Tac. Bene. Poi Heracross. Allora, il buon Heracross si beccherà un sondino. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Un discreto dannetto, devo dire. Non è che Giuliano si tanca tutto. Giuliano è un ottimo Pokémon per sta palestra. Cosa? Addirittura cura totale. Ah, siamo a questi livelli. Ah, e quello è il danno. Altra incornata. Male. Ragazzi, qua Giuliano purtroppo ci muore. Sono abbastanza convinto di questo. Ci butterei Missa Rossella a sto punto, sapete? Facciamo un bel intimidate. Vai, Rossella. Ridurgli l'attacco, ragazzi, è molto importante. Andiamo di Gilberto. Va bene, andiamo di Gilberto. Avrei mandato Gilberto. Prima si fa intimidate. Se no ci distrugge quello. Oh, meno male che i turni di sleep sono alti qua. E qui comunque c'ha la bacca, eh. Incornata. Allora, io ho molta paura del crit, ragazzi. Però grazie al fatto che abbiamo fatto intimidate, se non ci critta, non ci fa tutto sto danno. Se lo bruciassimo sarebbe... però non voglio chiedere troppo dalla vita. Siamo in range di crit adesso, perché ci ha fatto... beh, lo eravamo probabilmente anche prima. Vai, Rossella. Forse Guts. Heracross non mi parebbe Guts. Ottimo. Diamo un'azione di Rossella. Tic. Ovviamente super pozione. Ok. Agazzo Swarm. Ah, ok. Ah, meglio che non l'abbiamo bruciato. Minchia, raga, azione di Rossella fa tantissimo danno. Col fatto che è 50 più anche la sciarpa seda. Altra super pozione. Ok. Pure. Cosa c'ha? Contropiede. Mo tira fuori il contropiede crit e ci distrugge. Un'altra super pozione, ragazzi. Ma Dio santo. Quante ne ha già tirate? 3? Più cura totale. Ma basta! Se mi critta e muore Rossella, ragazzi, piango.
Secondo me potrebbe essere giunto il momento di Letizia. Se mi critta muoio sicuro. Ricordatevi che lui ha meno 2 d'attacco. Quello non è il danno standard che fa, eh. Se lui mi critta, essendo meno 2 d'attacco. Dai, è il turno di Letizia. L'ultima volta che Letizia brillerà in questa run. Ok, Letizia! Allora, Letizia, tu non sei più a nulla. Potresti anche morire adesso e non mi dispiacerebbe. Però, se entrasse un super suono così, per agevolare lo switch, non mi farebbe schifo. Vabbè, fake out, ci sta. No, giustamente no. 50-50. Attenzione Letizia però. Letizia tanca. Letizia tanca. Crit di 2 di danno. Vai Letizia. Letizia fallisce di nuovo. Vai Letizia, il terzo entra. Let's go baby, così ci piace. Il terzo è entrato. Ottimo. Allora, serve Switchini e Rossella. Che intimida. Molto intimidatoria Rossella. Probabilmente al ciclo Rossella. Ok. Non ci fa il minimo danno. Adesso rientriamo un'azione nei denti. Selfittati. Hanno potuto dire che aveva carriato Letizia. Invece no. Ok, sicura. Con la bacca anche lui. Bacca cedro, che palle. Ah, io non penso mi killi neanche da crit, però... Però. Vai Umbertona! Umberta contro Umberto. No worries. Ha! Ok. Vediamo un po' chi attacca prima! Umbertona! Boom! Ottimo. Molto bene. Palestra fatta alla perfezione. Gianna riceve la medaglia pugno da Rudy. Grazie Gianzo per il sub. Teoz, grazie 9 mesi. Ragazzi, cosa aspettate? Abbonatevi gratis con Amazon Prime. Fatelo per Umbertona, fatelo per Letizia. Per le vostre donne preferite. Ok, Bobby. Guardate che bella la corsa nell'edificio. Sì, il mio ha rapido artigli. Non è de... Allora... Dipende da molte cose. Dagli IV, dalla natura. Oh, natura birbona su di lui è già un po' meglio. Quindi non si sa esattamente il perché di questa cosa. Cioè, non è detto che sia partito rapido artigli. Potrebbe essere partito rapido artigli, non lo sappiamo. Perché l'animazione non c'è in questa gen. Un applauso, Umbertona. Ok. Direi che questo è un'ottima partenza. Però vi leggerò il prossimo capo palestra, come ho detto prima. Ampharos al 32. Electabuzz al 32. Electrod al 32. Lanturn al 32. Magneton al 32. Manectric al 34. Pronti a piangere, ragazzi. Io vi ringrazio per essere rimasti in live. Vi do appuntamento. A quando vi do appuntamento? A questa sera? Ogni tanto però una serata
di riposo dovrei anche prenderla. Vediamo. Ci vediamo. Potremmo vederci stasera però, ragazzi. Roar, ti ciao così. Per Umberta. Grazie Giova, per Umberta, grazie di vedere sub. Non vi assicuro che ci sarò stasera. Se ci sono, mi vedete, arriverà il messaggio su Instagram. Se non ci sono, non mi vedrete. No, non vado in palestra. Devo riposare, ragazzi, perché non sto dormendo molto molto bene. In caso dovessi andare live stasera, lo saprete. Ciao ragazzi, buon pranzo a tutti, buon appetito. Mangiate bene, mangiate sano. Ride a Matteo Agostini VGC, che anche lui sta portando Radical Red. Ecco, visto che chiedete, ah Fieric, ma Radical Red! Guardato da lui, io porto altri tipi di rom. Ciao ragazzi, buon appetito.